Jacopo Vanni, benvenuto su Lettore Metropolitane. Siamo allo stand Magic Press perché da pochissimissimi, quasi minuti possiamo dire, è uscito Chiodo Torto, che è realizzato insieme a questi due loschi figuri che abbiamo incontrato. Mi sto riprendendo, aiuto! Eh sì, che abbiamo incontrato in una precedente intervista, ma tu sei la novità per noi. Quindi com'è stato incontrare queste... Questi due soggetti, è stato molto, molto divertente lavorare con loro e mi sono trovato benissimo e vi ringrazio tantissimo per avermi coinvolto in questo progetto. E, niente, molto bello, appunto, con loro continuo a lavorare naturalmente su altri progetti, con Dario siamo insieme su Black Rock. Sono molto soddisfatto, immagino, di Chiodo Torto, di come è uscito fino adesso, di come è stata la pubblicazione e tutto, insomma, quello che circonda, che è stata la sua pubblicazione di Chiodo Torto, quello che ne conosce. Dario, ma tu sei... scambio c'è stato? Mega carriera, segnatore umoristico. Sì. Parecchio, perché alla fine tutti loro mi hanno dato una mano, diciamo, su quello che è le tempistiche. Alla fine, insomma, il progetto principale la stagione principale del progetto, gentile proprio, per quello che riguarda la parte grafica, è di Lorenzo, perché nel senso, va bene, come si chiama tutto, diciamo. Te stai in giro, stai... Sì, ok, no, perché tu conosci giorni di salute, anche se non c'è tempo quasi niente. Io non sono mai con la sua storia, totalmente, diciamo, anche il concept che alcuni è stato originato da lui e poi magari ritoccato da me. Quello che riguarda invece la sceneggiatura, vabbè, Dario praticamente mi segue quasi passo passo, cioè comunque è un grande sceneggiatore che è veramente su tutte le collaborazioni che ho con lui, insomma è un grandissimo compagno, amico e sceneggiatore. Sceneggiatore, eccolo, bentrovati, bentornati sulle Letture Metropolitane. Sì. Come sta Chiodo Torto a Lucca? Chiodo Torto sta malissimo, ma perché sta sempre. Chiodo Torto ha una vita misera, un'esistenza assolutamente non salvabile, quindi anche il fatto che sia in questa splendida Lucca non lo aiuta, sta uno schifo come sempre. Io non ho ancora letto la prima parte, esatto, di un'opera. Pochi l'hanno fatto perché è in anteprima qui, esce il 16 novembre in realtà. Ufficialmente l'uscita è il 16 novembre. È un dittico. Sì. Speriamo. No, speriamo. Cioè, come no? Lo fai? Faccio lo scoop. No. Lo scoop. È ufficiale. C'è qualcosa di diverso, sempre mantenendoci nello stesso universo di Walter, dice c'è qualcosa di molto diverso. C'è anche un dottore particolare. Sì. Allora, diciamo che la prima cosa molto diversa è che Lorenzo Magalotti ha imparato a disegnare. Non posso sottoscrivere appieno, ma... Poi la seconda grande novità è Jacopo Vanni, che abbiamo conosciuto e che ho preso da Black Rock trascinandolo nel mondo di Chiodo Torto. La terza novità è che c'è un colorista, che è Francesco Segalo, anche lui trascinato dal mondo di Black Rock e di Kingsport, e niente, il resto delle novità stanno qui dentro e io non ve le dico. Quindi, quello che posso dirvi è che sì, c'è un dottore molto particolare lì, che apre la storia, il primo capitolo, e non è il dottor Wu, cioè, no. Grazie Lorenzo, ho capito. E il primo capitolo di Chiodo Torto, questo, da questo spoiler in anteprima, si chiama Il teatrino elettrico del dottor Schifo. E c'è questo dottor Schifo che è particolare, introdurrà una storia altrettanto sgradevole, ma che speriamo vi conquisterà. Chiodo Torto, evviva l'uomo storto. Grazie ragazzi. Grazie a te.